questa puntata la vogliamo proprio iniziare con un nuovo progetto importante che ci vede coinvolti come istituto edile Integro. Il 15 di luglio, insieme all'Università di Bologna, nell'Aula Magna della Facoltà di Ingegneria, presenteremo appunto questo progetto, che è uno studio molto ampio sulla urbanistica e sulla città del futuro, e ci vede coinvolti poi anche in una parte importante sperimentale. Direi che per noi questa è una sfida, come sempre la scuola, che ormai da 75 anni nel mondo dell'edilizia forma sia i lavoratori che le imprese, la sfida è proprio di leggere il futuro. Come noi vediamo, abbiamo la possibilità di entrare in un nuovo mondo, un mondo che ci porta nella tecnologia molto avanzata. Per la prima volta vediamo che anche il nostro mondo si avvicina molto alla meccanica. I molti dati che abbiamo con le nuove tecnologie ci mettono nelle condizioni di creare, di costruire un nuovo modo, immaginiamo, di formare. Questo è un modello che lo vediamo continuamente sul video, che ci permette già dalle prime fasi di sapere esattamente dove siamo fra 100 anni. Cioè, sappiamo già dove andrà a discarica il materiale di risulta, che sarà pochissimo. È un modello a impatto zero, consumo zero, quindi l'energia la produco, la incamero e la gestisco all'interno della mia attività familiare. Saranno grandi fabbricati costruiti con questa tecnologia e con le nostre forze, sia imprese che lavoratori. La cosa importante che vediamo è proprio come si assembla. Negli anni 80 si è provati di fare l'industrializzato, il semi-industrializzato, ma era sempre comunque qualcosa che veniva costruito. Questo è un modello preassemblato, un po' sul modello industriale. Qua si riesce proprio a vedere esattamente che non è un semplice progetto pilota. Ci sono zone delle città che possono essere completamente ricostruite e altre zone della città dove possono diventare completamente verde pubblico. Qui continuiamo e si vede proprio, ci saranno proprio la realtà delle cose del futuro. La realtà delle cose del futuro, come saranno costruite e come potremmo soprattutto noi educare le imprese e i lavoratori secondo il nuovo modo di costruire. Questi sono tutti i pilastri, i solai, che vengono montati a secco. Qual è il grande vantaggio? Che questi materiali potranno essere riutilizzati e già è programmato dove andranno i materiali di risulta. Durante poi l'incontro del 15 luglio il progetto verrà ovviamente presentato dall'Università di Bologna, che è l'iniziatore del progetto, ma che in qualche modo ci vede coinvolti, e quindi abbiamo anche partecipato un po' a questi ragionamenti. E quindi, per completare quello che diceva prima appunto il Presidente, qui si vede per esempio in questo schema quello che sta diventando, o perlomeno si spinge verso questo modello in edilizia, e si vorrebbe appunto arrivare a questo, cioè a un sistema, a un'economia e a un processo produttivo circolare che da moltissimi anni esiste già nell'industria e in altri campi. L'edilizia invece è sempre stata costruiamo per emergenza e poi si vedrà, insomma, e quindi qui invece si cerca proprio di superare questo concetto. È il futuro che brilla, come dire, no? Perché noi siamo stati abituati in questi anni a costruire col mattone. L'edilizia tradizionale parte da lì e probabilmente un po' resterà, no? Perché le basi vengono date anche da quello, per imparare soprattutto gli strumenti tipici dell'edilizia. Anche i nostri ragazzi della scuola, non parlo solo dei ragazzi alla qualifica professionale, ma ragazzi di tutti i nostri percorsi formativi anche molto alti, no? Istruzione e formazione tecnica superiore, per esempio, potranno montare dei moduli che poi vengono smontati facilmente e smaltiti, no? Come dicevamo prima, facilmente. Questo ci porta, come dire, a una prova continua, no? Un'abilitazione continua, un esercizio continuo per imparare sempre meglio a utilizzare determinati strumenti. Se noi utilizziamo questo modello per i ragazzi, lo insegniamo adesso, avremo sicuramente delle eccellenze sul territorio formate nei prossimi anni. Noi dobbiamo anticipare i tempi, e con questo progetto noi siamo convinti di anticipare i tempi, di mettere al servizio della città, insieme alla Facoltà di Ingegneria, all'Unibo, che ha insieme a noi fatto questo bellissimo progetto, creare le condizioni ideali per il lavoro del futuro.
quest'ultima puntata prima della pausa estiva. Ancora una volta parliamo di sicurezza e lavoro e andiamo nel cuore della formazione, quindi all'Istituto Professionale Edile, dove si formano le maestranze del settore. L'edilizia in tante sue sfaccettature, come sappiamo, e soprattutto si viene formati alla sicurezza. Da ex allievo a docente IPLE, che cosa significa far parte di questo istituto di formazione? Il mio percorso è stato un po' un percorso particolare, perché io ho iniziato facendo un istituto superiore, il Pacinotti, dove sono stato bocciato 3 anni di fila in prima superiore perché ero un po' un ragazzo scapestrato. Poi ho deciso di venire qua a fare il professionale di 2 anni, di cui il secondo anno ho iniziato a fare il serale al Keynes. Dopo ho preso il diploma come geometra, ho iniziato un po' a fare del praticantato all'interno di uno studio tecnico. Non mi trovavo un granché, ma non tanto a livello umano all'interno dello studio, più che altro che mi mancava il cantiere, perché comunque mentre ero al serale, dopo che ho finito il professionale edile qua in IPLE, mi hanno aiutato a trovare dei lavori, quindi mentre ero al serale io lavoravo, andavo in cantiere, poi andavo al serale, sempre grazie a loro. Quindi il cantiere mi mancava, quindi ho preso la decisione di mollare lo studio tecnico e iniziare a lavorare come muratore insieme ad un artigiano che mi aveva fatto un primo contratto di 6 mesi, poi dopo insieme abbiamo preso la decisione di aprire la partita IVA. Anche la decisione di aprire la partita IVA l'ho, diciamo, studiata chiedendo dei consigli all'interno dell'IPLE con i vari counselor che hanno, che comunque loro ti seguono sempre, dal primo all'ultimo giorno, dentro la scuola, fuori la scuola. Infatti io sono sempre stato in contatto con loro, tutti i lavori che ho trovato li ho trovati grazie a loro, proprio non mi hanno mai abbandonato, e così è con tutti. Ora ci sarai tu dall'altra parte come docente dell'Istituto Edile, quindi accompagnerai tu stesso i ragazzi, porterai la tua esperienza, gli starai vicino proprio per dimostrare quanto il lavoro pratico sia utile nella vita. Ebbene sì, da ex allievo ora inizio questa nuova esperienza da docente, co-docente qua in IPLE, quindi porterò appunto la mia esperienza da ex allievo e darò tutto quello che ho imparato agli allievi di adesso, per appunto fargli capire quanto questo istituto qui sia importante, quanto ti seguono e quanto alla fine conta venire qua, perché ti dà futuro. Ora abbiamo visto come inserire la presa, ora vediamo invece come appunto rimuoverla. No, aspetta. Allora, prima togliamo l'interruttore, poi alziamo la sicura e tiriamo dritto. E poi le prolunghe, o anche le bobine, è meglio srotolarle, in modo che si evita di surriscaldare il cavo o la prolunga. Oh,
Ciao.